È il tempo perso nel 2018 dai pendolari dell'Emilia-Romagna a causa dei ritardi sulle 9 linee ferroviarie gestite dalla regione. In media 9 giorni di ritardo per ogni linea, senza contare quelle di Trenitalia. I dati forniti da FRT per al Movimento 5 Stelle parlano chiaro. Negli ultimi 5 anni i ritardi dei loro treni sono aumentati dagli 80.348 minuti complessivi del 2014 ai 115.536 del 2018, più 43,79%, con un picco del più 246,91% sulla linea peggiore, i 19 km della Modena-Sassuolo. Segue la Suzzara-Ferrara con più 177,42%. Sono dati significativi che ci dimostrano che questa giunta continua a voler investire su strade e cemento e invece non sulla mobilità sostenibile. Tutto questo impatta sulla qualità della vita dei pendolari, sul nostro ambiente. Secondo i 5 Stelle, a rallentare i 349 chilometri di ferrovie gestiti dalla regione sono soprattutto il binario unico, la situazione dei passaggi a livello e la mancata elettrificazione delle linee, che non consente l'installazione del sistema controllo marciatreno, obbligando così i convogli a viaggiare a velocità ridotta. Chiediamo sostanzialmente di investire molto di più le risorse che la regione vuole stanziare. Penso per esempio all'autostrada Cispadana, si parla di 200 milioni di euro, vengano dirottati sulle nostre ferrovie regionali.